Allora, con Antonio Bucci e con mister Giampietro. Io partirei dal mister. Mister, un'impresa clamorosa. Sì, devo dire di sì, perché come si era messa dopo l'andata, con una sconfitta meritata, perché loro avevano giocato bene e avevano vinto meritatamente, avevamo bisogno di una grande prestazione. Devo dire che oggi penso che, al netto di tutte le cose, si è vista una grande differenza tra noi e loro, e questo devo ringraziare i ragazzi, perché parliamo di due realtà diverse. Cioè, noi abbiamo un grosso blasone, loro hanno dei numeri importanti, però oggi penso che abbiamo meritato di passare il turno. Direttore, prosegue la fase di costruzione, prosegue sempre nel migliore dei modi. Certo, questa è una vittoria che voglio dedicare a tutti, alla società, a tutti i giocatori, al pubblico, ai mister, a tutti, perché ritengo che sia veramente una grande soddisfazione, perché ogni anno siamo lì in finale, ogni anno lì combattiamo fino alla fine, e questo è grazie a tutti, perché è un merito di tutti, dal magazziniere fino al presidente, società, chi fa i sacrifici. E ecco, non parlo a livello tecnico perché c'è qui il mister, ma voglio dedicare questa vittoria di oggi e questa ennesima finale della Juniores a tutti, perché tutti hanno lavorato per raggiungere questi obiettivi. Mister, in una battuta, chi è già pronto veramente per la prima squadra dei ragazzi visti in campo oggi? E soprattutto, mister, poi si avvicina alla finale, a questo punto con quale spirito, dopo una vittoria del genere, arrivate, no, all'atto conclusivo? Ma allora, pronti, oggi sarebbe facile dire, diciamo che diversi già sono in prima squadra, quindi già noi li abbiamo dati e si stanno ben comportando. Per quanto riguarda la finale, anzi, apro una piccola parentesi, perché io personalmente invece la vorrei dedicare a chi ha giocato meno e chi ha fatto sì che questo gruppo, comunque, che ha vinto il girone con 4 giornate di senza avere l'aiuto dei big, parliamo di big, della prima squadra, e oggi che invece hanno lottato tutti quanti come se fossero da una vita con noi. Quindi dedico a questi ragazzi che hanno fatto tanti sacrifici e che hanno giocato di meno. Per la finale, non lo so, mi hanno detto che c'è lo spoltore, probabilmente, noi lo conosciamo perché eravamo nel girone e sappiamo che è una buonissima squadra, e penso che a questo punto dovremo fare una grande prestazione per poter vincere, però anche loro dovranno fare una bella prestazione. Antonio, in conclusione, insomma, un successo importantissimo, una battuta anche da parte tua in vista di questa finale. Beh, sì, noi dopo questa prestazione dobbiamo continuare ad avere questo atteggiamento, dobbiamo pensare bene per arrivare alla finale pronti e giocarcela. Sai, le finali sono aperte, una partita secca è una partita dove chi meglio arriva mentalmente, chi arriva meglio con le possibilità anche di schierare la squadra giusta, l'allenatore che ha la possibilità di schierare quelli che lui ha in mente, sicuramente si parte da 0-0, però noi faremo di tutto, noi siamo una squadra e abbiamo l'allenatore che già con tante esperienze, 8-9 anni che è con noi, conosce i giocatori, conosce questa categoria bene, e sicuramente andremo lì pronti, però bisogna andarci mentalmente con la mentalità giusta, perché la mentalità è importante, oltre alle gambe. Grazie, in bocca al lupo entrambi. Anche a voi. Grazie. Grazie. Con mister Finozzi, mister, un risultato diverso rispetto a una settimana fa. Certamente, ma lo sapevamo, qua il campo incide parecchio, loro avevano una carica agonistica diversa, sono abituati tante cose, e ci hanno giocatori che sicuramente nella partita andata non hanno reso come avrebbero dovuto rendere, e qui hanno trovato forza e coraggio per metterci in difficoltà, così come è stato, così come noi in questa partita siamo stati un pochino al di sotto delle aspettative. Mister, cosa è mancato infatti rispetto a una settimana fa? Tanto merito chiaramente dell'avversario, però probabilmente da parte vostra, insomma, anche qualche defaillance, no?
Ma sicuramente, ripeto, quando tu fai tutte le cose giuste bisogna anche rispettare la forza dell'avversario, che in questa partita è stato superiore a noi. Nella partita andata magari doveva finire con un risultato diverso, e se magari finiva con 3 o 4 gol di scarto la stessa partita qua poteva essere diversa. Così non è stato il caso, io non ho nessun rammarico, perché dico, quando fai tutte le cose giuste e quindi metti tutte le cose, poi sono è la bravura dell'avversario che ti mette in difficoltà, e devi fare, come si dice, gli applausi a loro, perché sono stati più forti di noi. Anche perché comunque questo risultato negativo non cancella, no? Tutto quello che di buono poi avete costruito in questa stagione. Assolutamente no, abbiamo fatto una stagione ottima, partendo con zoppicando all'inizio, facendo solo 2 vittorie in 5 partite, e poi invece la squadra si è rimessa tutta quanta a posto, abbiamo segnato 123 gol, abbiamo il capocannoniere che è Sciti, che ha fatto 53 gol in tutta la stagione, ragazzi che sono migliorati in maniera esponenziale dal settore giovanile, con tutti i 2006 che sono arrivati sopra, sono migliorati tantissimo, quindi anche il lavoro fatto da sotto è ottimo, è buono, quindi ci sono tutte le prospettive per fare meglio l'anno prossimo con quelli che salgono dal settore giovanile. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a voi, in bocca al lupo a voi. Contidiane, è finale. Finale, sì. Ce l'abbiamo fatta, era il nostro obiettivo, arrivare in finale, abbiamo dato tutto in campo. Dopo l'andata che sapevamo che avevamo fatto bene, questa settimana ci sono andati al massimo e oggi si è visto. Abbiamo meritato la finale. Alla luce dei 2 risultati così diversi, no? Poi ti chiedo, qual è stata la chiave di volta in realtà? All'andata abbiamo sbagliato l'atteggiamento, hanno meritato di vincere loro, si è visto. Il ritorno abbiamo dato tutto, questo è il campo nostro, si vede, abbiamo dato tutto e abbiamo asfaltati 5-0, secondo me non c'è niente da dire. Senti, per quanto concerne la finale, insomma, appuntamento veramente centrale, no? Per questa stagione. Sì, l'obiettivo nostro non è arrivare in finale, ma vincerla, perché questo è il terzo anno di seguito che arriviamo in finale, quindi l'obiettivo nostro è vincerla, perché in finale siamo abituati ad arrivarci. In bocca al lupo allora. Con Nicola Liberatore. Nicola, una partita sfortunata oggi, però tanto merito all'angolana. Assolutamente sì. Noi quello che abbiamo da recriminare sono i 2 pali e purtroppo il rigore è sbagliato da noi. Non si può dire rigore parato, ma rigore sbagliato, e quello purtroppo ci penalizza, anche se era agli ultimi minuti, non lo so, qualcosa forse poteva succedere ancora, però è andata così, meriti all'angolana, veramente. Grosso cammino però da parte vostra. Sì, su questo sono molto 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 orgoglioso dei miei ragazzi, e soprattutto diciamo dei capi, chi è il capocannoniere, quello che ha detto poc'anzi anche il mister Sandro, e di conseguenza che possiamo recriminare nulla, abbiamo fatto il campionato come potevamo farlo, l'abbiamo fatto nel migliore dei nostri modi, siamo arrivati fino ad oggi, e quindi evviva tutti, sono contento per loro. Bene così. Avevo chiesto ai miei ragazzi una vittoria perché è il mio compleanno. Grande, tantissimi auguri allora in diretta, questo è un bel momento. Lo so, e c'è stato il capitano che poi mi ha commosso lo stesso dicendomi: Nicola, non meritavi tutto questo. Questo purtroppo è anche il calcio, no? A volte. È così, è così. Comunque tanto sentimento, grazie Nicola. Grazie a voi. E tantissimi auguri di buon compleanno a tutti noi. Grazie a tutti voi.